Salve a tutti, Radio Gamma 5, la trasmissione Magistra con Elia Paganesimo. Partiamo un po' in ritardo, avevamo un attimino un problema per quanto riguarda il microfono della regia. Mi sembra di averlo risolto e perciò siamo tranquilli, insomma, possiamo anche proseguire col nostro solito programma. Io appunto ricordo che anche oggi dalle ore 15 alle ore 16:30 abbiamo affrontato sempre tematiche, argomenti inerenti alle visioni religiose. Abbiamo sempre ribadito quello che la nostra trasmissione ha sempre affermato, della diversità dello scontro che esiste tra la visione cristiana, che appartiene al monoteismo, e il paganesimo, in quanto sono due visioni che non hanno nessun punto di incontro, che la loro prospettiva, la loro realizzazione, pur definendosi religione, non possono trovare intesa alcuna. E in questo senso, appunto, noi abbiamo dimostrato anche con altri autori che non si dichiarano pagani come questa percezione del monoteismo sia un qualcosa che effettivamente rappresenta un pericolo per la società, per la cultura e per i popoli del nostro pianeta. D'altronde, la critica del monoteismo è una critica necessaria, fondamentale e che deve essere sempre portata avanti. Soprattutto poi una cosa che noi abbiamo ribadito e che continueremo a ripetere anche questa sera è l'importanza di capire che non esiste un monoteismo buono o che possa servire alla vita, come non può servire assolutamente niente neanche le parole criminali dei vari santi, dei vari profeti, a cominciare per quanto riguarda la religione cattolica dalla predicazione del Gesù Cristo. Non esiste nulla delle parole che Cristo ha detto che possono avere una valenza, un'utilità per la vita. E parto con una citazione di Nietzsche. Dice: il concetto di Dio, inventato in opposizione alla vita, tutto ciò che è dannoso, benefico, calunnioso, mortalmente ostile alla vita, vi è raccolto in terrificante unità. Il concetto di al di là, di mondo vero, inventati per svalutare l'unico mondo che esista, per non lasciare alla nostra realtà sulla Terra alcun fine, alcuna ragione, alcun compito. Il concetto di anima, di spirito e infine anche di anima immortale, inventati per spregiare il corpo, per renderlo malato, santo, per opporre una terribile incuria a tutte le cose che meritano di essere trattate con serietà. Nella vita, i problemi dell'alimentazione, dell'abitare, della dieta spirituale, della cura dei malati, della pulizia, del tempo che fa. Invece, della salute, la salvezza dell'anima, cioè una folie circulare, fa le convulsioni della penitenza e della redenzione, il concetto di peccato inventato, insieme con gli opportuni strumenti di tortura, insieme col concetto di libero arbitrio per confondere gli istinti e fare una seconda natura della diffidenza per gli istinti. Questo piccolo aforisma di Nietzsche dice chiaramente come tutti i concetti che sono cari a moltissime persone, soprattutto alle religioni monoteistiche e ai cattolici in particolare, in quanto sono quelli che più abbiamo fra le scatole, fra quelli che sono più vicini, fra quelli che ci si dicono attorno, sono tutti quanti strumenti di tortura. E già il concetto stesso di Dio, di Cristo salvatore della terra, di un Cristo benefico, di un Cristo apportatore di luce, di un Cristo che dice qualcosa di positivo, è una pura invenzione. Oggi, dalle ore 15 alle ore 16:30, durante la nostra trasmissione, molti sono intervenuti sul problema dell'esistenza di Dio. Sappiamo che è soltanto qualcosa di inventato, che serve appunto soltanto per far perdere tempo. Noi dovremmo essere più attenti e più sapienti, avere maggiore saggezza nelle nostre parole, nella nostra vita. E difatti il monoteismo chiede sempre l'ignoranza, la sottomissione, la fede di essere poveri, poveri in tutti i sensi. Avevamo parlato e vogliamo parlare anche questa sera perché il libro merita, perché l'autore è veramente interessante ed è intelligente nelle sue scritture, nelle sue elaborazioni, anche se viene da un mondo e da una visione che non appartiene e non è certo del paganesimo, del politeismo. E voglio appunto parlare qui del libro che giustamente vale la pena di acquistare, di consigliare e di far leggere, anche se l'importazione, dicevo, filosofica o esistenziale dell'autore può sembrare lontana dal discorso pagano, dal discorso politeista. Mi riferisco al bel libro di Michel Onfray che si chiama Trattato di Ateologia, pubblicato da Fazzi.
è un libro appunto uscito nel 2005 in Francia, appena tradotto in italiano, e che se anche l'autore fa il suo riferimento, il suo orizzonte culturale, passa tramite la visione di un concetto di ateologia, in realtà la critica del monoteismo è una critica che noi monoteisti, soprattutto per chi ascolta questa trasmissione, sa che facciamo da sempre. Dice sempre, e qua faremo varie citazioni dal libro, scrive Onfray: l'antica esortazione della Genesi a non cercare di sapere, a contentarsi di credere, di obbedire, a preferire la fede alla conoscenza, a reprimere il gusto per la scienza, a glorificare invece la passione per la sottomissione e l'obbedienza, non contribuisce certo a elevare il dibattito. L'etimologia di musulmano, che come dice Littré significa sottomesso a Dio e a Maometto, l'impossibilità di pensare e di agire negli aspetti più minuti della vita quotidiana al di fuori delle millimetriche prescrizioni della Torah, tutto ciò ci dissuade dal preferire la ragione alla sottomissione, come se la ragione avesse bisogno di innocenza, di incultura, di ignoranza per proliferare e avere un'esistenza più solida. E questa è sempre la caratteristica di tutte le richieste, di essere sottomessi, di essere appunto persone passive che accettano qualsiasi cosa e di cui il Dio cristiano può fare qualsiasi cosa. E difatti poi esiste in tutti i monoteismi la volontà di sviluire le persone, di renderli appunto sottomessi, disprezzati di ogni cosa. Dice sempre Onfray: i tre principali monoteismi, animati dalla stessa pulsione di morte, condividono i identici disprezzi: l'odio per la ragione e l'intelligenza, l'odio della libertà, l'odio di tutti i libri in nome di uno solo, l'odio della vita, l'odio della sessualità, delle donne, del piacere, l'odio del femminile, l'odio del corpo, dei desideri, delle pulsioni. Al loro posto l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam difendono la fede e la credenza, l'obbedienza e la sottomissione, il gusto della morte e la passione per l'aldilà, l'angelo assessuato e la castità, la verginità, la fedeltà e la monogamia, la sposa e la madre, l'anima e lo spirito, vale a dire la crocifissione della vita e la celebrazione del nulla. E questo è anche chiaro, è l'elencazione. I monoteisti hanno solo principi che devono essere imposti e che i sottoposti devono accettare ed essere felici di realizzare. Dice sempre Onfray: i sostenitori della legge mosaica, delle frottole cristiane e dei loro cloni coranici condividono la stessa favola sulle origini del male del mondo. Nella Genesi, comune alla Torah e al Vecchio Testamento della Bibbia cristiana e nel Corano, vi si trova la stessa storia di Adamo ed Eva nel paradiso, in cui Dio proibisce di avvicinarsi a un albero, mentre un demone incita a disobbedire. Versione monoteista di altri miti, soltanto che è stata deturpata col concetto del peccato e della condanna assoluta. Dice sempre Onfray: questo racconto, in tempi normali, solo buono per ingrossare la categoria delle favole o delle storie, non stanno in piedi, e invece sono diventati qualcosa in cui la gente ha creduto. Ed è questo appunto qualcosa di classico, perché proprio il Dio dei monoteisti è sempre un Dio che vieta. Aggiunge Onfray: Dio non si è contentato di vietare una volta di mangiare il frutto proibito. Infatti, da quel giorno si manifesta solo per mezzo di divieti. Le religioni monoteistiche non vivono che di prescrizioni e di richieste: fare e non fare, dire e non dire, pensare e non pensare, agire e non agire, proibito e permesso, lecito e illecito, d'accordo e non d'accordo. I testi religiosi abbandonano di codificazioni esistenziali, alimentari, comportamentali, rituali e quant'altro. E questa è una caratteristica che tutti i monoteismi hanno, che tutti i predicatori, tutti i profeti, tutti i salvatori dell'umanità hanno in comune e sono pronti a imporre, e se non vengono accettate esiste sempre la violenza, esiste sempre l'inquisizione. Allora, un altro problema che alcuni ascoltatori hanno sollevato e alcune persone ci sono avvitate sopra è l'esistenza di quel criminale di Gesù Cristo. E noi sappiamo in realtà che Gesù Cristo con la sua predicazione criminale non è mai esistito. Però molte persone si impegnano in questo. In realtà il Gesù Cristo che esiste è solo
l'invenzione concettuale. E difatti, nel suo capitolo La ricostruzione di Gesù, storia di Falsari, Michel Onfray scrive: in compenso, come negare l'esistenza concettuale di Gesù? E lo ripeto, non l'esistenza storica, che l'esistenza storica è accertato che non è mai esistito. Lui dice, allora, partendo dall'esistenza concettuale, dice, come il fuoco di Eraclito, l'amicizia di Empedocle, le idee platoniche o il piacere di Epicuro. Gesù funziona a meraviglia come idea attorno al quale prendono corpo una visione del mondo, una concezione della realtà, una teoria del passato peccaminoso e del futuro di salvezza. Lasciamo agli appassionati di dibattiti inconcludenti il problema dell'esistenza reale di Gesù e fermiamoci sulle questioni veramente importanti. Come è nata la costruzione chiamata Gesù? Per farne che cosa? Con quali scopi? Per servire quali interessi? Chi ha creato questa finzione? In che modo prende corpo questo mito? Come si trasforma questa favola nei secoli successivi? E purtroppo di come si è trasformata, a cosa è servita e a cosa servirà, la favola, l'invenzione di Cristo, l'abbiamo ogni giorno ed ogni momento sotto i nostri occhi. Gesù Cristo sappiamo che è una meravigliosa macchina da guerra fatta per annientare, cancellare e far soffrire la realtà. Sappiamo appunto che con la scusa che lui è morto per i nostri peccati, premesso che noi non abbiamo peccati, premesso che non aveva bisogno di morire per noi, e difatti per noi non è morto, per noi non è risuscitato, per noi è stato soltanto inventato, soltanto con lo scopo di ingannare e di sottomettere le persone. Questa è la realtà, il bisogno con cui si è creato quell'immagine criminale di Gesù Cristo, proprio soltanto perché si voleva rendere l'uomo in schiavitù. E difatti, più avanti, Michel Onfray scrive: come si ricorderà, ogni potere viene da Dio, tutto procede dal suo volere. Qualcuno si trova in schiavitù, le vie del Signore sono impenetrabili, ma esiste una ragione che giustifica il fatto, in assoluto il peccato originale, ma anche una responsabilità personale. Agostino, sempre lui, pretende che lo schiavo serva con zelo, che faccia contento Dio. Ogni schiavo è tale per il suo bene. Lui non lo sa, ma il piano di Dio non può concedere diversamente. Questo minorenne ontologico ha bisogno di trovarsi nella condizione di schiavitù per esistere degnamente. E poi, ultimo sofisma, poiché gli uomini sono uguali agli occhi di Dio, poco importa che sulla terra esistano delle differenze, alla fine, fin fine secondarie, uomo, donna, schiavo, proprietario, ricco, povero, poco importa, dice la Chiesa, ognuno è ciò che Dio ha voluto. Ribellarsi contro lo stato di fatto va contro il disegno divino, offende Dio. Lo schiavo che recita bene la propria parte di schiavo si guadagna il paradiso fittizio con la sottomissione reale in terra, la città di Dio, opera di Agostino. Ecco davvero un grande libro. E questo appunto non dovremmo mai dimenticarci di questa cosa. Sappiamo proprio cos'è il monoteismo. Il monoteismo insegna la schiavitù. Il monoteismo insegna che la vita è sofferenza. Il monoteismo pretende sottomissione, pretende accettazione. Il monoteismo ha sempre il bisogno assoluto di sangue, di sacrifici, e dice: l'attrazione dei tre monoteismi per la pulsione di morte si può capire. Come evitare che domini la pulsione di morte dopo aver ucciso fino a questo punto tutto ciò che è dentro e fuori di sé? E questo è un problema. Il fatto che il monoteismo utilizzi la voglia di annientare lo spirito individuale, di annientare l'individuo, i popoli, è un problema molto grosso, proprio perché col concetto di sacrificio si impone imporre qualsiasi cosa. D'altronde l'abbiamo sempre detto, l'invenzione del sacrificio di Cristo appunto è uno strumento con cui cercare di fare una forma di ricatto, di chiedere alle persone di sacrificarsi, di sottomettersi per questo sacrificio. In realtà siamo sempre all'interno
di una richiesta di rinuncia alla propria intelligenza, al proprio desiderio, alle proprie passioni. E questa è la caratteristica appunto di ogni monoteismo, quello di chiedere alle persone di rinunciare di essere se stessi, di insegnare alle persone di piegarsi, di non essere coraggiose, di non essere libere, di non pensare, di non cercare, ma di credere, di avere fede, proprio perché il desiderio è quello della sottomissione reale. Poi la promessa di un al di là sappiamo che non ci sarà e non c'è nulla, quello di quello che i monoteisti hanno prospettato è una grande fregatura, ma il fatto stesso di concentrare tutte le ricompense in un al di là è sempre un qualcosa per ingannare le persone. E in questa grande opera di cercare di ingannare le persone, di ingannare i popoli, di cancellare le culture, il monoteismo è molto abile. Difatti ci sono moltissime persone che ancora adesso perdono la loro intelligenza, il loro tempo, la loro energia per cercare di comprendere se un Dio dei cristiani è mai esistito. Si perdono impossibili dimostrazioni dell'esistenza di un Dio creatore. Quando sappiamo, quando conosciamo, quando percepiamo che in realtà non è mai esistito nessun Dio creatore e mai esisterà. Esisterà soltanto come Dio inventato, come spauracchio per le persone, come cercare di far credere alle persone di dover dipendere e di dover riconoscere qualcosa a qualcuno. Questo logicamente è il classico tranello, è la classica trappola in cui non bisogna cadere, in cui proprio bisogna essere attenti a non cadere in questo. Bisogna sempre essere capaci di percepire il pericolo che il monoteismo rappresenta. Anche le immagini che ci possono sembrare le più tenere dell'immagine criminale di Gesù Cristo, confezionato in tutte le salse, in tutte le maniere, in tutti i modi, sono sempre varie trappole, vari inganni, bocconi avvelenati che vengono lanciati nella vita per cercare di convincere le persone, per ingannarle. E difatti la proliferazione di queste immagini, le più diverse, ha sempre questo scopo di creare una rete da pesca in cui pescare le persone, in cui ingannarle, in cui portarle all'interno dell'ovile, in cui renderle non persone ma renderle pecore, renderle schiave del creatore, del profeta o del buon pastore. E questo appartiene non soltanto appunto alla visione cattolica ma a tutte quante le visioni monoteistiche. E questo è un modello che hanno solo le religioni monoteistiche. Mai nessuna religione che si pone al di fuori del monoteismo ha sentito questo bisogno, si è impegnata così tanto per cercare di creare questa sottomissione, proprio perché chi ne è convinto, in realtà, uccidendo gli altri, trova una soddisfazione malvagia della propria esistenza. Perché notate sempre che questi monoteisti non si fanno scrupolo di cercare tutti i sistemi, tutti i mezzi, tutti gli inganni, pur di cercare di convincere le persone, di farle accettare, che accettino la sottomissione, che accettino la rinuncia, che abbiano fede. E chiediamoci che necessità ha un individuo, una persona, un singolo, di chiedere agli altri di rinunciare ai propri desideri. In realtà chi lo fa, avendo rinunciato alla propria vita, trova motivo di esistenza soltanto nella capacità di perseguitare gli altri, di renderli schiavi, di fregarli, di ingannarli, proprio perché vuole convincerli e condividere questa immane tristezza della loro esistenza. Certamente questo è un periodo in cui i monoteisti hanno più problemi nel bruciare le persone, però logicamente i peccati per loro esistono ancora, e si danno da fare, si ingegnano, si industriano a cercare di trovare delle situazioni in cui tramutare il peccato, loro concetto assurdo inesistente, in tramutarlo in norma di legge. E di conseguenza la nostra società sta andando verso i periodi più oscuri dell'Inquisizione, e qua sembra che non esistano volontà politiche o di uomini politici, di partiti, di opporsi a questa situazione, a questo dilagare, a questo ritorno dell'Inquisizione. Bene, scusate un attimo. Eccomi qua. Allora, visto che oggi abbiamo parlato poco di rassegna stampa, anzi non abbiamo fatto niente di rassegna stampa, cercheremo di scorrere un po' alcune notizie divertenti, curiose o tragiche che sono apparse sui quotidiani in questo periodo.
Ricordo che comunque adesso le linee telefoniche sono collegate, che chi vuole intervenire può intervenire chiamando il 049 700 700 e il 049 700 838. Io parto da una notizia bella, perché dimostra che ci sono persone che sono abili e che non ha avuto moltissima rilevanza, ed è l'iniziativa di alcuni scalatori che hanno portato in Valtellina, esattamente a Pizzo Badile, a 3.308 metri d'altezza, una statua di Buddha, e hanno detto: noi portiamo questo perché ormai c'è un proliferare continuo delle croci. Le croci sono sempre, e difatti l'hanno anche dichiarato, delle forme di inquinamento. Le montagne sono sacre. I cristiani portano sulle monti, portano delle croci, e queste croci devono santificare i luoghi, le devono rendere più religiosi. In realtà una cima di montagna non ha assolutamente bisogno di nulla. La montagna di per sé stessa è già sacra, non santa. E di conseguenza questa è stata una scelta provocatoria, perché di fronte a questo proliferare, a questo inquinamento dei luoghi con le croci, perché con la scusa delle croci poi si costruiscono strade, poi le persone non vanno in montagna certo per vedere la bellezza delle montagne, ma soltanto per vedere delle croci. Qui basta appunto ricordare l'esempio classico del Monte Sumano, che si è fatta una croce bruttissima, gli si è attaccato un Cristo bruttissimo anche lui, e molte persone vanno soltanto in pellegrinaggio, non al Sacro Monte, ma al Santo Monte, perché c'è questo orribile costruzione in alto. E giustamente loro non hanno voluto ribadire questo. Se voi cominciate a inquinare con le croci, a piazzare croci ovunque, bene, anche gli altri possono avere questo diritto di inserire altri simboli religiosi nelle montagne. Sì, pronto? Pronto? Sì? Pronto? Sì? Parla pure. Niente. La linea è caduta. Ecco, ricordo i numeri telefonici, che sono 049 700 700 049 700 838. Allora, dicevamo appunto, questa proprio è una battaglia che comunque in Italia sul discorso delle montagne sacre e sante è una montagna che è partita a lungo. Io voglio ricordare che nel 1986 furono i politeisti vicentini per primi sollevare il problema della crociata del Monte Sommano. Non chiedevano la distruzione della crociata del Monte Sommano, dicendo: d'altronde per i cristiani non è importante che la croce sia sul monte, per loro vanno a venerare la croce, che è un simbolo di morte. E hanno chiesto giustamente la traslazione di quella orribile statua in un luogo più inconscio, anche un cimitero, d'altronde essendo un simbolo di morte, può essere collocata lì. D'altronde non è necessario per loro salire alle vette. La salita al monte ha sempre rappresentato uno sforzo eroico, titanico, ha sempre rappresentato un fatto di iniziazione, di passaggio per le persone, e chi cercava appunto sui monti cercava se stesso, non aveva bisogno di giungere su una cima e trovare qualcosa di particolare. I cristiani hanno voluto fare questo, hanno voluto deturpare o esorcizzare tutti i monti piantando le loro orribili croci, i loro simboli di morte. Perciò è giusto questa, chiamiamola, provocazione, ed è proprio nel termine esatto e concreto provocazione, in cui si richiama alla sacralità della montagna, che la montagna non ha bisogno di essere esorcizzata o consacrata o portata verso qualcosa, ma di per sé stessa la sua natura gli permette di essere sacra. E ringraziamo e siamo contenti che qualche scalatore cominci ad avere questo concetto della montagna. Allora, noi abbiamo parlato appunto prima, citando il libro di Michel Onfray, il concetto del libero arbitrio. Allora, c'è stato un convegno a Trieste tra... Sì, pronto? Pronto, ciao. Sì, ciao. Ciao. A proposito delle croci, no? Sì. Ne una qua sulla Bassan, no? Sui monti qua sulla Bassan, appunto sta portata, il significato sarebbe quello di Fatima, praticamente. Sarebbe possibile, no, ma ti credo, cioè, è da ridere. Adesso su Monte Caina, sì. Non so se si conosce. Sì. Adesso ti vedi proprio, stando Bassan, proprio ti vedi
con binocolo, che l'urso è proprio lucente, non sono altro, mi fa una passeggiata, non l'ho mai vista. Non so quando. Bene, è un spettacolo indecoroso, comunque dai. E appunto, col sole te vedi che rispecchia proprio, ma cioè, è proprio partita benedia, non so, da soi mica che cose da Ibiza, da appunto da qui a Fatima, insomma. No? Sì. Ecco. Sì, sì, beh, infatti appunto, beh, c'è come il caso di esempio di Marostica, del Monte Pauso, che sì, è provato, sì, che era un luogo di culto ed è chiamato Monte Crocetta, sì, e anche recentemente hanno restaurato la croce, perché però non si trovano i soldi per finanziare una campagna di scavo seria dal punto di vista archeologico. Sì, dopo che ha messo simboli dappertutto, come il Cristo del Corcovado, Cristi di sotto le acque, cioè hanno mobilitato tutti, no? Hanno messo dei simboli. Beh, basta pensare alla chiesa di San Giorgio, l'hanno restaurata, però ad esempio finanziamenti per scavare sotto, esatto, in cui non se ne sono trovati, cioè nel senso, cioè nella chiesa di San Giorgio sicuramente c'era un luogo di culto delle ninfe, però è importante che rimanga la chiesetta di San Giorgio. Sito, quello è un sito sì ricco di reperti, ricco di storia antecedente alla cristianità, eh? Però nessuno ci va a scavare sotto, sai, chi osa? E poi sai, se cominciasse a scoprirsi che tutte le chiese in realtà fanno da tappo, nascondono una realtà che era più forte, ci si chiede, però questa sensibilità verso il mondo era più forte nelle antiche religioni, esatto, e anche nell'alto piano c'erano i cimbri, i ladini, nell'alto piano c'era una cultura. Beh, se tu pensi ad esempio a una scoperta che è stata fatta lo scorso anno, che ne hanno parlato poco, ad esempio quella che hanno fatto sull'Alpago, di una situla, cioè praticamente di paleoveneti, che l'hanno considerata particolarissima e curiosissima, di cui non esiste nessuna pubblicazione, nessuna foto, non esiste nulla che circoli, eppure è già qualcosa di importante, è stata considerata importantissima dal punto di vista religioso, però è ancora silenziata, insomma. Speriamo che qualche archeologo, qualche storico tire fuori, cioè, che faccia magari un saggio, magari qualcosa, un bel piantine. Sì, sì, no, ma infatti sarebbe utile andare a riscoprire tutte quante le nostre origini, proprio perché. Sì, intorno qua, insomma, ecco, perché se pieno, insomma, penso che sia. Perché so sul giornale che c'era appunto qua e acque San Giorgio qua i reperti, insomma, dei simboli. Sì, ma difatti appunto tutti quanti tralasciati, dimenticati, e sempre. La chiesetta del Longobarda, perché. Sì, però costruita sopra cosa? Costruita sopra, esatto. È importante che sia costruita sopra, insomma. Esatto, sì. E dove c'è la chiesa cristiana, c'è naturalmente sotto qualcos'altro, insomma, perché sì, come mettevano sopra naturalmente, come per prevaricare, come per nascondere, capito? Cioè, beh, come se la chiesa di Santa Maria, quella che è costruita dentro il castello degli Ezzelini a Bassano, sì, che hanno trovato delle raffigurazioni, sì, sì, in cui c'era un tempio antico dedicato, dicono, a Plutone. A Plutone, sì, sì, c'era scritto sul giornale. Però ad esempio, l'ho letto io proprio. È Plutone. Sì, cazzetto. Questo qua è venuto fuori perché per caso hanno trovato una raffigurazione, esatto, antica in cui c'era questo, insomma. C'era come, è come un simbolo come di oppressione, di cancellatura, no? Di cancellazione di quello che era il paganesimo, adesso ci sono io, cioè proprio eliminazione. Sì, totale. Beh, loro cancellano le persone, le storie, i luoghi, le memorie, cancellano qualsiasi cosa. Esatto, esatto. Dove c'è una pietra, anche un simbolo, anche un disco di pietra, sopra ti metto un capitello, un qualcosa. Sì, sì, immediatamente corrono veloci a tappare la croce, esatto, cercare di offuscarlo. Esatto. Che non venga su magari qualche esperto, sa, no? Ok, qualcuno si chiede quali sono le nostre radici, sono radici cristiane, esatto, sono radici pagane, sì, insomma. Sì. D'accordo. Bene, ciao Ivano, ciao. Sì, pronto? L'ascoltatore non ha pazientato abbastanza. Ricordo appunto i numeri telefonici, sono 049 700 700 e 049 700 838. Ad esempio,
il fatto che vi dicevamo, forse ci ha ripensato. Sì, pronto? Sì, è Giampaolo. Ciao Giampaolo. Francesco, pensavo adesso, quando vedi l'altar Cnotto, meraviglioso blocco, che non so, e non so se qualcuno sa dirmi quando è stato ideato, e lì è stata la natura, no? Sì. E vedi quest'altro simbolo fallico a una certa distanza, scusami sai, ma veramente si annulla da solo quel simbolo fallico. Beh, non è un simbolo fallico perché Gesù Cristo non aveva fallo, dai. Meglio ancora. Comunque, quel macigno meraviglioso, fantastico, è collocato in un posto altrettanto fantastico, come tutta la natura è meravigliosa, sì, fantastica, e non ha bisogno di evoluzione. E non ha bisogno di essere consacrato, no, non ha bisogno di crocifissi, non ha, no, bisogno di niente. Assolutamente. È sufficiente a se stessa, ed è abbastanza a se stessa. Bravo. La maestà sta in questo, nel non volere essere sopra gli altri, ma negli insiemi, fluttuante. Sì, sì, no, ma d'altronde sai, è una dimensione che ha una sua ragione d'essere in se stessa, non, certo, ha bisogno di essere considerata creata. Non ha bisogno di propagatori e altri, e rappresentanti soprattutto. Esatto. Ti saluto e ti ringrazio. Ciao. Ciao Francesco. D'altronde la natura ci chiede una cosa semplicissima che può sembrare banale, ma in realtà banale non è. Quella di essere osservata, quella di essere percepita, quella di essere vissuta. Non ha certo bisogno di essere considerato una creazione. Sì, pronto? Sì, pronto. Sì, ciao. Ciao. Pinocchio. Dammi detto. Se vuoi capire di perché c'è la necessità di cancellare o di sopraffare il preesistito, il precedente, qual è lo stato mentale della gente o quali sono gli interessi che spingono alla ricerca dell'annullamento, diciamo, della neanche sopraffazione, del cercare di far smentecare, che dopo fa parte della nostra natura, del nostro passato, no? Sì. Natura anche se artefatta, sì, anche se artefatta è natura perché le nostre origini, questo, sì, voglio dire. E la volontà costituisce l'essenza mentale, il ragionamento per cui deve essere soppresso un qualcosa che comunque è di storia. Sì. Ecco, mi turba quel pensiero, diciamo, mi fa riflettere, non so, perché siccome che no, forse sono anche lì impregnato di quei tipi di atteggiamento, magari non accorgendomi, sì, ma molto probabilmente anche amico, se viene da questo tipo di cultura, sì, che lo ame d'osso che l'avremo da metarte. Sì. No, ma difatti, d'accordo, ti rispondo per radio, va bene? Sì, vedi, un discorso è fondamentale. Tutto parte dalla volontà di dominio, di ammaestrare, di pensare, di aiutare gli altri. E dicevo appunto, partendo dall'inizio, citavo Onfray. E Onfray diceva, dove resta allora il suo stato cattolico? Dove l'episteme ebraico-cristiana? Nell'idea che la materia, la realtà e il mondo non esauriscono la totalità, che al di fuori delle istanze esplicative degne di questo nome resta qualcosa, una forza, una potenza, un'energia, un determinismo, una volontà, un volere. E questo appunto è sicuramente la volontà che si sta alla base di questo, nel pensare che quello che esiste sia totale, che quello che esiste è sufficiente, che quello che esiste non ha bisogno di trovare un suo punto di riferimento, un suo punto di valore, un suo riconoscimento all'esterno di se stesso. Il monoteista si deve sempre estraniare dalla realtà, deve sempre estraniarsi dal mondo, dal vissuto, dalle cose, deve sempre proiettare la ragione che le cose esistono all'infuori delle cose stesse, deve sempre considerare le cose inadeguate. E come considera inadeguate le cose, considera inadeguate le persone. E lui si sente il salvatore, il detentore della verità, quello che è capace di amministrare le cose, e di conseguenza cosa succede? Che deve dominare i soggetti, deve dominare la storia, deve dominare l'ambiente.
cioè nel senso che il mondo diventa cosa, le persone diventano cose, e queste cose hanno valore se si rispecchiano in un Dio creatore, se si sottomettono a un messaggio come quello cristiano e la parola di Cristo. Se questo non avviene, le cose possono essere distrutte, le persone possono essere bruciate. E questo proprio deriva dalla follia di singoli, di pochi, di gente che per motivi vari, per follia intrinseca, per malvagità intrinseca, pensa di dominare, di controllare il mondo, di sottomettere il mondo. E difatti, di fronte alla realtà del mondo, noi non dobbiamo, come pagani, noi non andiamo mai a scindere in corpo, in materia, in spirito. Noi sappiamo che questo è un qualcosa che non può essere scisso. Noi quando pensiamo a una persona, non pensiamo a una persona, non pensiamo alla sua anima, al suo spirito, al suo intelletto. Non diciamo che una cosa è inferiore, che l'altra è superiore. Noi diciamo che queste cose sono tutte quante assieme. E finché l'uomo esiste, finché quella persona esiste, queste cose non potranno essere separate. Solo la morte le potrà separare. Ma noi non ci proviamo un problema dell'aldilà in quanto siamo vivi. E di conseguenza noi dobbiamo dire alle persone che ogni cosa che vive nel loro corpo, che è nel loro corpo, il loro insieme, il loro essere persone, il noi siamo un corpo, e questo va ribadito. Non siamo un corpo che può essere affettato, separato, non siamo delle costruzioni, non siamo neanche un puzzle, siamo un corpo che non è scindibile. Di conseguenza questa unità, questo essere, questo uomo, come tutte le cose, hanno la loro dimensione che è l'unione di queste cose. Il fatto di come siano composti in percentuali è un problema secondario. Il fatto che sia preminenza dell'intelligenza o di altre cose è secondario. Il fatto è che il nostro corpo rappresenta ed unisce tutto questo. È un'unione dei mondi. È un ponte, è un qualcosa che collega. Ma oltre a collegare è in se stesso un ponte, cioè nel senso che fa un tramite per qualcosa. Perciò noi dobbiamo partire da questo, dal fatto di essere un corpo, dal fatto che siamo un corpo. Di quello che succederà con la nostra morte è un problema secondario. L'importante è che noi viviamo la nostra esistenza e che cerchiamo soprattutto di essere capaci di comprendere che attorno a noi la realtà che ci circonda, il mondo che abbiamo attorno, è fatto da esseri simili a noi, da essere come noi, che hanno altre forme, altre aggregazioni, però la stessa volontà di vita che noi abbiamo, lo stesso desiderio di vita, la stessa ricerca di esistenza è condivisa con altre realtà, come lo sono altri. Esiste una realtà, appunto, come quella vegetale e minerale, ma esiste una realtà di anche, chiamiamolo, spirito collettivo che è dato dai popoli, dalle nazioni, dai luoghi. Ed esiste anche un legame che è sacro tra noi e la realtà, i vari ambienti che ci sono attorno. Perciò la nostra attenzione deve essere sempre fatta non di capire se siamo anima, se siamo intelletto, se siamo ragione, se siamo qualcos'altro, ma dal fatto che noi abbiamo dei sensi, che noi siamo materia, dobbiamo comprendere che dobbiamo interagire, usiamo questo termine, io preferisco che dobbiamo toccare, contattare, mescolarci, sentire il mondo. E questo è un invito che i pagani hanno sempre fatto, per ribadire dell'esistenza del nostro corpo. Tutti quanti, le religioni monoteistiche hanno sempre una visione ascetica, distaccata, di separazione, considerando superiore l'anima, inferiore il corpo, considerando che il corpo è fonte di tentazione. Il fatto di dispregiare, di rifiutare, di condannare il corpo appartiene a tutti i monoteismi. Cioè, se voi pensate, prendete le tre religioni monoteistiche, prendete il cristianesimo, l'islam, l'ebraismo, vedrete che tutti quanti hanno un qualcosa che ha a che fare con la mortificazione del corpo o delle persone. Nessuna religione esclusa. Il cattolicesimo non è dissimile dall'islam, il cristianesimo non è dissimile all'ebraismo, sono tutte quante religioni monoteistiche e tutte si riuniscono nel fatto del dominare, del controllare, del sottomettere l'uomo. Sì, pronto? 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 Sì, pronto, sì. Buonasera. Mica avevo un'idea, volevo reclutare una squadra di murieri ebrei per andare...
Scusa. È il muro del pianto insieme ai Pianesse. Assieme a dove? Insieme ai Pianesse. Pianesse di San Lorenzo, vicino Marostica? Sì, perché? Perché così dopo, così dopo i buddhisti va a pregare Buddha, gli ebrei va a creare e chi che non è d'accordo con i crosi va a creare anche uno. Perché? Perché è scontento degli inquinamenti insieme alle montagne. Ma scusa, il fatto che uno sia scontento dell'inquinamento della montagna non implica che debba piangere, ma che debba agire. Mi penso che andare a cavare tutte le croci sia veramente una roba da creare. Perché? Perché se massa ormai è impestato tutte quante sime. Ma vedi, l'importante è se una cosa deve essere fatta, non è mica detto che sia impossibile, insomma. Sì, le cose si può fare, anzi non è per nulla problematica, insomma, dai. Cioè, io non vedo dove tu trovi questa difficoltà nel rimuovere tutte le croci che esistono, insomma. Assolutamente. Beh, il problema non è le croci, ma è chi va a piantare le croci e che pensa che le croci abbiano un valore. E quello è un lavoro più difficile da fare, è un impegno maggiore. Cioè, nel convincere che le persone si rendano conto di quanto malvagio sia il crocifisso. Questo è un lavoro ugualmente titanico, quello sì che è faticoso, però sai, si deve fare. Cioè, siccome si prova disgusto verso il crocifisso, e uno manifesta suo disgusto. E chi sei che prova disgusto nei confronti del crocifisso? Io? Chiunque, voi altri però. Chiunque che ha conquistato una cima, perché quando si parla di escursionismo. Vabbè, se tu conquisti. Parla di conquistare, è un simbolo di religiosità da sì. parte, messo da parte di. Vabbè, e quando ha conquistato. Quando ha conquistato. I buddisti che vogliono andare su a mettere i Buddha. Andrà su a mettere i Buddha. Ma vanno su a mettere i Buddha perché i cristiani vanno a mettere sulle croci. Nel momento in cui i cristiani smettono di mettere le croci insieme alle montagne e le mettono da qualche altra parte, i buddisti non vanno a mettere. Tante sime, non so se voi altri siete mai stati in montagna. Sì. Però tante sime che non ha i Buddha. Poi voi altri buddisti o. Beh, io non sono buddista. Potete andare su a mettere i Buddha, ma no. Mettere anche perché? Perché? Sempre spazio, no, non sono sempre assolutamente non sono mai sempre state le croci, dai, non stiamo a scherzare, perché la croce sul Monte Sulmano l'hanno messa negli anni 20, non stiamo scherzando, dai. Sono sempre state. Non vedo dove sia il problema di mettere un problema. Dove che sei a croce. Ma no, io sono dell'avviso che non si mette né il Buddha né il crocifisso, ma che la montagna rimanga inviolata come nella sua natura. E se io vado a conquistare un monte, una cima, una volta che l'ho conquistata io devo anche tornarci giù, nel senso che non me la porto a casa, ma io vivo di quel momento, avrò la memoria di quel momento, ma io dovrei andare in una montagna e lasciarla inviolata. Questo è un obbligo che io mi sento di fare. Come doveva essere fatto qua a Luna quando che gli americani dai su piantare la bandiera americana? Va bene, sta attento, sulle cime ci possono andare tutti, ci possono andare milioni di persone, e se milioni di cristiani vanno a piantare le croci significa che non hanno amore per la montagna. L'amore per la montagna significa che tu la vuoi conservare com'è e che vuoi lasciare che gli altri la possano percepire com'è, e non hai bisogno certo di modificarla o di alterarla. Questo è un rapporto diverso con l'ambiente, con la natura, con le montagne, con la sacralità. Questo dimostra proprio il fatto che se tu vai a conquistare una montagna, vai e ci porti sul tuo corpo, porti sulla tua esperienza, i tuoi occhi, osservi quello che la montagna ti offre, quello che puoi avere, hai quel ricordo, hai quella immagine, e quella immagine te la porti con te, ma la montagna non la cambi. La montagna ha cambiato te. Tu l'hai conquistata, ma in realtà è lei che ti conquista. Vabbè, è un'interpretazione spirituale. Spirituale? No, è fisica, perché, la montagna, certo, scusa, è fisica, cioè nel senso che ci puoi andare con la fantasia, con il pensiero, con il desiderio, ma senti il fatto di doverla fare con le tue gambe e di percorrerla. Certo che, ad esempio, percorrere una montagna per salire alla sua cima, che hanno fatto tipo il Sulmano, che hanno asfaltato la strada per portarci sul crocifisso, portarci sui fedeli che vanno a vedere il crocifisso, è terrificante, è brutto. Perché si deve fare questo, insomma? Cioè, perché migliaia di sacerdoti vanno su a portare il crocifisso e della montagna non gli frega niente? Portatevi il crocifisso da qualche altra parte e lasciateci la montagna a noi, che noi, a noi ci va bene così, ci va bene con la strada bianca, ci va bene con i sassi, ci va bene con gli alberi, e non abbiamo bisogno neanche di metterci in nessun'altra statua, a noi ci è sufficiente questo, salire su una cima e vivere questa cima, vivere in contatto con questa cima, perché ricorda che man mano che tu sali e conquisti la montagna, ogni passo che metti su di lei conquista te.
e qui si crea una simbiosi, non è uno scontro, ma è un salire ed è un riconoscere se stessi. La montagna è illuminazione, è orizzonte, e amplia il tuo vista. La conquisti con fatica, certo, ma quella conquista ti fa comprendere quanto è importante avere e acquisire la capacità di osservare il mondo. Vabbè, ciao. 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 Sì, questo è importante ribadirlo, cioè nel senso che non c'è bisogno di consacrare le cose portando su un Buddha, una croce, un qualsiasi altra cosa. L'importante è che le persone si rendano conto che le cose hanno un valore in se stesso, che non hanno bisogno di essere consacrate, non hanno bisogno di essere santificate, ma che sono sacre di per stesse. Si può sempre conquistare un qualcosa, ma questo qualcosa conquisterà sempre la tua anima, cioè nel senso che non siamo noi gli unici al centro del mondo che hanno il controllo sul mondo, che sono i proprietari del mondo. Noi siamo persone che hanno una sensibilità, ma anche le cose hanno la loro sensibilità. Di conseguenza non si sale su una montagna per vedere l'immagine orrifica e terrificante di una croce come sul Monte Sommaro. Si sale perché il monte è bello, si sale perché il monte ti invita a salire, si sale perché il monte ti offre una prospettiva che i tuoi occhi sono desiderosi di vedere. E questo è lo spirito del paganesimo, il contatto con il mondo, con la natura, con quello che c'è attorno, perché quello che c'è attorno ha bisogno di comunicare con noi. Non ha bisogno che noi lo andiamo a sconvolgere, ha bisogno che noi siamo attenti e consci della sua dimensione, del suo desiderio, della sua volontà, della sua capacità. Perciò i crocifissi rimangono opere terrificanti, i cristi, i crocifissi, i corpi morenti, le ferite sanguinanti, un cadavere, sostanzialmente è un qualcosa che turba la vita, che turba la vista, e di conseguenza speriamo che le montagne non abbiano più bisogno di crocifissi. Sono arrivate le ore 20, Stefano è in entrata, io vi saluto, ci ascoltiamo, ci sentiamo giovedì prossimo dalle ore 15 alle ore 16:30, dalle 19 alle 20. Ciao a tutti.